Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video volevo solamente informarvi che hanno aggiunto di nuovo la neve su GTA Online, credo anche su Old Gen, non lo so ragazzi, però ragazzi siamo a luna di notte e la neve praticamente l'hanno aggiunta verso mezzanotte, credo. Comunque sì ragazzi, l'hanno aggiunta praticamente oggi, ovvero la vigilia di Capodanno, e quindi ragazzi praticamente possiamo giocare con la neve come la vigilia di Natale e a Natale. Non so se la neve rimane fino al 5 come tutti i completi natalizi, comunque sia gli addobbi natalizi. Non penso che rimanga fino al 5, però più che altro spero, perché se l'hanno rimossa subito dopo Natale, credo che la rimuoveranno anche dopo Capodanno, così che praticamente la neve c'è stata 2 giorni, ovvero la vigilia di Natale e a Natale, e 2 giorni anche la vigilia di Capodanno e Capodanno, ovvero il primo giorno del 2016. Credo che la Rockstar vorrà fare così, penso più che altro che vorrà fare così, non c'è scritta una data specifica che praticamente toglieranno la neve, ma solamente il 5 gennaio, che dopo le feste appunto toglieranno tutti gli addobbi natalizi, quindi completi natalizi, maschere, alberi di Natale. Quindi per le persone che appunto non hanno provato la neve alla vigilia di Natale e a Natale, consiglio di giocare in questi momenti in cui praticamente potete registrare clip e divertirvi con i vostri amici in maniera diversa, ovvero fare battaglia con le palle di neve, comunque sia fare qualche deathmatch, c'è qualche gara, comunque sia qualche attività con la neve, sempre meglio ragazzi che non averla, perché molte persone si stanno lamentando che appunto c'è la neve e non si può gareggiare con le auto tranquillamente, però voglio dire, c'è la neve una volta all'anno, quei pochi giorni in cui c'è, secondo me, anzi, diciamo che sarei contento di giocare con la neve, quindi praticamente ve lo consiglio perché nonostante tutto comunque sia ci si diverte un botto, ovviamente a chi piace la neve. Quindi niente ragazzi, volevo solamente avvisarvi appunto di questa informazione, questa notizia riguardo i fuochi d'artificio. Non ho trovato nuovi fuochi d'artificio nel menu interazione, ovvero nel mio inventario, e neanche all'ammunition, ci sono solamente i colpi, quindi le munizioni del cannone pirotecnico, che comunque sia potete acquistare anche nel vostro menu interazione nell'inventario. Quindi non lo so ragazzi se aggiungeranno questi fuochi d'artificio come l'anno scorso su Old Gen, non lo so, quindi provate appunto a vedere la ammunition, io ho provato a vedere ma non ci sono, però in caso contrario basterà solamente andare all'ammunition e comprarli, io non li ho visti ma comunque sia fa niente. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, se volete passate nella mia crew di Orcoverde, troverete il link in descrizione per giocare insieme. Inoltre se volete aggiungermi i miei ID online PS4 e Orcoverde, sempre scritto in descrizione. E da Orcoverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!